Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come i Vipponi iniziano a giocare sul serio e Lenoir Ferruzzi affina la sua strategia. Il suo voltafaccia arriva prima della diretta. E Lenoir Ferruzzi sta dividendo il pubblico proprio in queste ultime ore, dopo le sue dichiarazioni poco carine in giardino. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo alla Vippona del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini ha dichiarato di aver voluto fortemente Lenoir dentro la casa più spiata d'Italia e la Vippona ha cominciato la sua avventura poco meno di un mese fa insieme agli altri. Tra tutti i suoi coinquilini si è immediatamente coinvolta per Luca Salatino, l'ex tronista di Uomini e Donne fidanzato con Soraya. Subito nelle primissime puntate in diretta la Ferruzzi è stata a confronto con Salatino, perché inizialmente lo colpevolizzava di averla illusa. I sentimenti dell'influencer non sono mai cambiati, ma Luca ha iniziato ad avere un rapporto un po' diverso con lei, senza più cadere negli stessi errori. In molti pensano che la miccia sia pronta per far esplodere la bomba da un momento all'altro, perché la Ferruzzi spesso è altalenante nei suoi pensieri. Questo è dimostrato anche da ciò che è appena successo e dai video che sono stati condivisi dai social network. Cosa ha combinato Lenoir stavolta? La Ferruzzi è stata coinvolta anche direttamente nel caso di Marco Bellavia, perché per lui aveva riservato parole poco gentili e poca solidarietà. Ultimamente invece gradisce particolarmente la compagnia di Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese, ma il suo vero cocco è sempre stato Edoardo Donnamaria. Forse in queste ore l'influencer di TikTok avrà cambiato idea, perché le sue frasi e le sue prese in giro nei confronti di Edoardo Nona sono sfuggite agli spettatori. Che cosa è successo? In realtà tra loro non è avvenuto alcuno scontro o litigio, ma pare che il gruppo si stia spaccando ed Edoardo e Antonino siano in lotta continua. Per queste motivazioni la Ferruzzi probabilmente ha scelto di stare dalla parte di Antonino, che non perde occasione di punzecchiare il rivale provocandolo continuamente. Staremo a vedere cosa accadrà, perché Antonino si trova in nomination e potrebbe essere dunque a rischio. Intanto Lenoir scatena le polemiche su social e se andasse in nomination, a rischio ci finirebbe pure lei. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.